Ciao a tutti! Oggi prepareremo la treccia mortadella e scamorza. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: per la pasta matta, farina di tipo 00, olio, acqua e sale. Per farcire, patate lesse tagliate a fette, mortadella, scamorza affumicata e per spennellare tuorlo e semi di sesamo. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo momentaneamente da parte gli ingredienti per farcire che ci serviranno successivamente. Mettere nel boccale l'acqua. La farina. L'olio. Ed il sale. Ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 4. Compattarla con le mani, formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciamo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la pasta matta, adesso la stenderemo formando un rettangolo. Effettuiamo dei tagli nelle parti laterali obliqui. Farcire con le patate, da posizionare solo nella parte centrale. Mettere un po' di sale, un po' di pepe, e un filino d'olio. Mettere la scamorza. E la mortadella. E chiudere la treccia. Alternando le strisce. Posizionare su una teglia rivestita con carta da forno. Spennellare la superficie con un tuorlo d'uovo. Polverizzare con i semi di sesamo. Forno preriscaldato statico a 200 gradi per 25-30 minuti. La treccia è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Treccia, mortadella e scamorza. Grazie e alla prossima ricetta!